Una valida ricetta per l'integrazione è sicuramente quello di aggiungere un posto a tavola dopo aver cucinato insieme piatti conosciuti, sconosciuti, colorati e profumati. Couscous è un progetto ampio e articolato che vede la partecipazione di diversi partners, tra i quali l'Università degli Studi di Trento, l'Associazione Docenti Senza Frontiere Onlus, Atas Onlus e Food Connect People. L'obiettivo è ambizioso e si propone di affrontare le sfide del momento. Non solo far conoscere e unire persone provenienti da territori diversi, ma anche offrire le competenze e certificati per operare nel settore della ristorazione attraverso percorsi di formazione specifici e certificazioni valide a livello nazionale. Couscous è un'iniziativa della durata di un anno che si divide su tre tematiche che sono l'informatica, il cibo e l'imprenditorialità creativa. Siamo partiti a ottobre, in informatica abbiamo 4 moduli, un corso base proprio per acquisire le competenze digitali di base, un secondo modulo sui social media, un corso sulla programmazione web e dei laboratori di Trashware. Poi appunto abbiamo il filone del cibo che è un po' il filo rosso, il filo conduttore di tutto il progetto e questo diciamo è costituito da 3 workshop culinari e un corso di formazione sulla sicurezza alimentare. Terza tematica, collegata comunque con tutte le altre, è imprenditorialità creativa, dove cercheremo sempre con un gruppo di 20 persone, italiani e stranieri, di passare da un'idea a proprio un vero e proprio progetto imprenditoriale. Il progetto ha coinvolto un gruppo di migranti e persone del luogo, in generale donne, in attività formative ed esperienziali, che unendo cibo, creatività, digitale e imprenditorialità, hanno dato vita a dei workshop dove il divertimento, la condivisione e il mangiar bene hanno fatto da padroni. Queste iniziative sono delle azioni concrete e reali di integrazione, di convivenza costruttiva, al di là di polemiche e di strumentalizzazioni. Far incontrare le persone attraverso magari uno strumento come la cucina, che avvicina sempre molto, consente a italiani e stranieri di scambiarsi informazioni, di socializzare, di conoscersi veramente. Il cibo è un grande veicolo di conoscenza delle differenti identità culturali. L'alimento come veicolo del sapere contribuisce al dialogo tra i popoli. I workshop culinari li definirei come viaggi culinari. Per noi sono viaggi culinari. Ci incontriamo con le persone, stranieri, con gli italiani e facciamo questi viaggi nei paesi della nostra provenienza. Da dove vieni? Io sono armena. Il tuo piatto preferito? La pasta. Se l'incontro precedente dava spazio ai cibi etnici, oggi ai fornelli si cucineranno tipicità italiane. Mi chiamo Togo Fatmata, io vengo dal Mali e questa ricetta è studio di mela. Io sono Michele e sono trentino. Io sono Kadi, vengo dalla Gambia. E stiamo preparando un salame di cioccolato. Ciao, sono Elisabetta. Io sono Aziza, vengo dal Marocco. E stiamo cucinando tris di gnocchi al radicchio di Treviso. Mi chiamo Antonella e vengo da Trento. Ciao, mi chiamo Alberto, vengo dal Guatemala. E oggi cuciniamo la sbrisolona di zucchine, che sarebbe una versione dolce, la facciamo salata con vicino le lenticchie e il sugo di pomodoro. Couscous trasforma le vivande nello strumento e nel mezzo attraverso il quale raccontare la storia di etnie diverse e far apprendere la nostra in uno scambio continuo di ricette, dove non mancano fusioni per dare vita a novità da sperimentare e proporre. In fondo aveva ragione Jean Brun quando affermava che mangiare è incorporare un territorio.